anticipo del venerdì valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A, con sorprese ricco di emozioni e significati. Allo stadio Picco di La Spezia i Liguri battono 2-1 l'Inter, che ora rischia di perdere anche il secondo posto in classifica. Decidono il match il figlio d'arte milanista Daniel Maldini e il solito cecchino Nazzola. Per i nerazzurri arriva così l'ottava sconfitta in campionato, un'enormità per una squadra partita con i favori del pronostico nella corsa allo scudetto. Senza dimenticare che questo è l'ennesimo passo falso contro una delle mediocri e piccole squadre che proseguono l'incubo della trasferta. 5 successi, 2 pari e ben 6 sconfitte per l'Inter lontano dallo stadio Giuseppe Meazza. Inter nuovamente pazza per una notte, tante occasioni da rete sprecate, un rigore fallito da Lautaro sullo 0-0, con l'argentino che di fatto toglie il pallone lo specialista Lukaku, che poi ha l'occasione di rifarsi trasformando il penalty del momentaneo 1-1. Insomma, un'altra partita che mette a nudo tutti i limiti mentali di una squadra che avrebbe bisogno di una bella terapia di gruppo per risollevarsi. E Simone Inzaghi torna in discussione. Adesso comunque non c'è il tempo per recriminare, perché martedì prossimo in Portogallo Lukaku e compagni dovranno difendere l'1-0 dell'andata per raggiungere il Milan nei quarti di finale di Champions League.